Sì, sapevamo che avevamo il doppio risultato a disposizione, siamo state brave nel sfruttarlo, logicamente noi andiamo sempre in campo per vincere, però stasera abbiamo trovato una squadra combattiva che non ci ha fatto respirare, anche se abbiamo fatto delle buone giocate, vedi soprattutto su delle giocate in verticale che noi proviamo spesso in allenamento. Si è rotto spesso il gioco in mezzo al campo perché, come hai detto te, è stata una partita abbastanza combattuta e secondo il mio punto di vista questi tipi di partite che prima non avevamo ancora affrontato, a parte forse la partita con il San Marino, ci serviranno un po' per il futuro perché troveremo gente che si deve salvare agguerrita e quindi noi dobbiamo fare tesoro della prestazione di stasera, farci un grosso applauso per il passaggio del turno e nello stesso tempo fare tesoro anche di queste piccole cose che alla fine fanno la differenza. Beh, quello che ci diciamo di solito, di continuare su questa strada, che è una strada che abbiamo intrapreso il 13 di luglio, ritrovandoci per il primo giorno di ritiro, anche se la prima settimana erano allenamenti individuali, e poi abbiamo fatto questo cammino insieme, questo percorso che ci sta dando tante soddisfazioni e solo grazie a loro, perché lo ripeterò all'infinito, che stanno lavorando durante la settimana con grande voglia, grande dedizione e questo è un motivo di soddisfazione che viene dato a noi dallo staff, ma nello stesso tempo si tolgono delle soddisfazioni anche a loro. Questa squadra è matura perché nonostante la giovane età, perché oggi avevamo veramente in campo tantissime giovani e quindi dobbiamo continuare a lavorare con queste ragazze che, ripeto, si buttano a 360 gradi durante la settimana nel lavoro che gli proponiamo e loro lo fanno bene. Poi i risultati sono questi: il passaggio del turno, belle prestazioni, soddisfazioni perché le vedi sorridenti, quindi questo è veramente bello. Sì, è il mio primo gol in nero-verde, sono molto contenta, e anche perché dopo tanti sacrifici poi dopo si vedono anche i risultati e poi ha portato anche a un pareggio importante, sono contenta per la squadra. La mia dedica è per la mia famiglia e per tutti coloro che mi sostengono ogni giorno, e per la squadra, e per lo staff e per tutti. Sì, è stata una partita di carattere. Perché in questo campo difficile doveva uscire questo e siamo state mature nel tenere il risultato e mantenere comunque anche una calma, però ecco, siamo soddisfatti e adesso guardiamo alla prossima. Il mio obiettivo è dare un contributo alla squadra e comunque essere una protagonista e poi magari domani essere chiamata in nazionale.